Il titolo l'ho trovato emblematico, a metà tra l'omicidio volontario e la morte naturale. In realtà riprende una frase pronunciata da un amico di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso, che morì in un autogrill, che questo amico all'arrivo della polizia gridò: hanno ucciso, è stato morto un ragazzo dalla polizia. Ho pensato che si fosse molto indicato anche per raccontare questa storia. Federico Aldrovandi è morto due volte. È morto la prima volta perché quattro agenti hanno sbagliato. Dopo aver sbagliato, hanno mentito. È morto una seconda volta perché altri agenti, anzi un apparato di agenti di potere all'interno della questura di Ferrara, ha coperto questa menzogna e ha cercato di costruire un alibi falso, depistando le indagini e falsificando i documenti. Questo non lo dico io, ma lo dicono le due sentenze di primo grado con cui sono stati condannati gli autori del pestaggio e le persone che hanno mentito, che hanno coperto il loro comportamento. In questo senso Federico è stato ucciso due volte ed è stato compiuto quello che secondo me è un omicidio colposo quasi perfetto. Questo piano era destinato al successo, l'archiviazione del caso era ormai certa. Se non fosse stata per l'opera dei familiari, dei suoi legali, di un paio di giornalisti e di una trasmissione televisiva che si chiama Chi l'ha visto. Quando si lavora, quindi quando si assiste ad esempio da un punto, come giornalista ad un processo, forse ci si stupisce meno, ecco, cioè la maschera del mestiere copre un po', no? Le emozioni, le passioni. In realtà mi sono molto più emozionato montando il film e riguardando scene che avevo già visto. È la stessa cosa che un po' ha provato la famiglia Aldrovandi, che di tutto, della storia conosceva sostanzialmente tutto, ma un conto è vedere tante cose diverse mescolate, è un conto avere una sommatoria cronologica che le mette in ordine e alla fine dà una verità che è molto dura anche da sopportare per gli stessi familiari. Io non so francamente se al loro posto avrei avuto lo stesso coraggio e la stessa forza, ed è la forza che allo stesso tempo hanno trasmesso a me per portare a termine questo progetto. L'aspetto più positivo di questa, innanzitutto della battaglia condotta dalla famiglia Aldrovandi e dai suoi avvocati, dai suoi legali, e che questo documentario, questo film vuole riprendere, è che questo caso ha portato alla luce altri casi simili, avvenuti dopo ma anche avvenuti prima. Quindi non è un film contro qualcosa, ma è un film che per la trasparenza dello Stato, per la difesa dei diritti civili, e che vuole offrire anche ad altre famiglie che si trovano in questa situazione gli strumenti morali, psicologici, tecnici e giuridici per affrontare situazioni difficili come in questo caso. Il problema è non si chiede allo Stato di essere infallibile. Anche le istituzioni e i rappresentanti dello Stato possono sbagliare. Si chiede però allo Stato di essere trasparente, di non coprire con comportamenti omertosi gli errori compiuti dai propri rappresentanti, perché questo è avvenuto nel caso Aldrovandi.